sempre mossa alla politica attuale di non saper fare formazione, quindi la fare scuola di politica. Credo che queste siano dimostrazioni, come queste accuse possono chiaramente essere rispedite al mittente nel caso concreto del partito di Forza Italia, che ha voluto avviare una winter school in ogni ambito provinciale di tutta la regione Puglia, grazie al coordinatore Luigi Vitali e a Mauro Dattis, che si è occupato della formazione appunto dei giovani che si vogliono approcciare alla politica, perché è importante. La politica non è una cosa distante da noi, la politica fa parte della nostra quotidianità, fa parte del nostro vivere quotidiano, e formare i giovani anche rispetto a quelle che sono le novità normative, a quelle che sono i sistemi di applicazione, è fondamentale. La partecipazione attiva la si fa non soltanto proponendo idee, ma anche conoscendo, e quindi formando i giovani rispetto ai processi che poi incidono nel vivere quotidiano è fondamentale, perché riusciamo attraverso i giovani a comprendere anche le modifiche delle dinamiche sociali che accompagnano il nostro tempo. Per combattere l'antipolitica, che è molto in voga in questo momento nel nostro paese, ci vuole la buona politica, e la buona politica viene fatta dagli uomini, dalle donne e soprattutto dai giovani. Credo che questa iniziativa sia la dimostrazione di come si può riportare entusiasmo e passione nella politica, avvicinando le nuove generazioni che oggi hanno la possibilità di mettersi in gioco per raggiungere degli obiettivi. Prima c'erano dei tappi che non consentivano, diciamo così, l'ascesa a chi che sia, oggi invece il campo è libero, proprio perché vogliamo investire con le capacità e con l'esperienza di sindaci bravi come Giorgino nel futuro e nelle nuove generazioni. Cosa manca però alla politica per essere più vicina ai giovani? Manca più concretezza. I giovani credo che non vogliono le 500 euro di Renzi, i giovani vogliono sapere quando potranno andare in pensione, soprattutto se prima di andare in pensione potranno avere un lavoro. Ecco, se noi fossimo capaci di dare queste certezze, probabilmente i giovani berrebbero di meno e si impegnerebbero di più in politica.